parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Il referendum costituzionale che si terrà in Italia il 4 dicembre confermerà o respingerà la riforma Renzi-Boschi, contenuta nella legge costituzionale approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016, che pone le disposizioni di soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione. E per sottolineare fino in fondo che basta un sì, oggi in Piazza Duomo a Voghera è stato organizzato un presidio informativo sul referendum. Siamo qua con l'onorevole Alan Ferrari, parlamentare del PD. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Perché secondo lei i cittadini dovrebbero votare sì? Io penso che il 4 dicembre i cittadini abbiano una grande occasione, che è quella di riscrivere la storia d'Italia, la storia della nostra Repubblica. È una svolta importantissima. Dopo 70 anni dall'approvazione della nostra Carta Costituente, oggi possiamo riscriverla esattamente nella direzione che speriamo da decenni. E facendolo in un modo che sarà molto utile agli italiani, perché si ridurranno il numero dei parlamentari e soprattutto si ridurranno per diverse centinaia di milioni di euro i costi dell'istituzione. Questo per dire che c'era un impegno dato dagli italiani che noi abbiamo assunto e portato in fondo in Parlamento, fare in modo che le istituzioni italiane facessero meglio con meno. E quindi per tutte queste ragioni io credo che sia giusto che tutti gli italiani partecipino dicendo la loro, che per me è ovviamente un sì. In caso di vittoria del sì, la composizione, le funzioni e il meccanismo elettorale delle Camere potrebbero essere oggetto di profonde modifiche. Quali saranno? Intanto ci sarà solo una Camera, che sarà la Camera dei Deputati, a dare la fiducia al Governo e a fare tutte le leggi, e un'altra Camera, che sarà il nuovo Senato, non sarà più come oggi la fotocopia della Camera dei Deputati, ma avrà un compito specifico, che è quello di rappresentare le istituzioni territoriali, cioè andare esattamente nella direzione che gli italiani sperano da molto tempo, creare una Camera in cui si siedano gli amministratori delle regioni e dei comuni, e che lì possano andare a misurare e verificare l'impatto delle politiche pubbliche sui territori e sulla vita dei cittadini. Credo che questa sia una grande innovazione, quindi non ci sarà più il ping pong tra due Camere che fanno la stessa cosa e fanno perdere molto tempo nel fare le leggi, ma ci sarà una sola Camera politica, la Camera dei Deputati, e un'altra che misurerà quotidianamente l'impatto sulla vita dei cittadini e delle scelte che farà il nuovo Parlamento. Onorevole Chiara Braga, buongiorno. Lei è responsabile del PD per l'ambiente ed è qui per dire sì al referendum costituzionale del 4 dicembre. Ma perché secondo lei i cittadini dovrebbero votare sì? Perché hanno l'occasione finalmente di far fare un passo in avanti al nostro Paese, semplificando le istituzioni, rendendole più moderne, riducendo i costi della politica, creando le condizioni perché le leggi vengano fatte nei tempi utili a rispondere ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Anche l'ambiente può beneficiare da questo sì al referendum, semplificando le competenze tra Stato e Regioni, riducendo la conflittualità e con lo strumento dei referendum propositivi e delle leggi di iniziativa popolare portare all'attenzione del Parlamento molte norme che riguardano la tutela e la valorizzazione dell'ambiente che i cittadini ritengono importanti. Cosa ci può dire invece del fatto che verranno ridotti di numero i parlamentari? Da molti anni sentiamo dire che la politica costa troppo ed è troppo lenta. Con il referendum abbiamo l'occasione di ridurre 200 parlamentari e fare in modo che siano eletti da rappresentanti delle istituzioni territoriali. Il nuovo Senato, fatto da 100 componenti, è composto da rappresentanti delle regioni e da sindaci, non riceveranno più un'indennità, costeranno di meno e lavoreranno in maniera più efficiente e più rispondente ai bisogni della società. Abbiamo una grande occasione davanti, votando sì possiamo fare un passo in avanti, votando no rimarranno tutti i problemi che abbiamo conosciuto finora. Secondo lei, visto e considerato quanto ha appena detto, che cos'è che potrebbe spingere un cittadino a votare no?
Onestamente non lo so, io raccolgo da tempo un messaggio di insoddisfazione, di malcontento per come funzionano le istituzioni. Forse l'idea di conservare tutto come oggi, o forse l'idea di dare attraverso questo voto un messaggio contrario al governo, ma qui non stiamo votando per le elezioni politiche, ma stiamo votando per cambiare le nostre istituzioni. È un voto che prescinde dal giudizio che diamo sul governo, ci saranno poi le elezioni per questo. Oggi abbiamo l'occasione invece di decidere se vogliamo semplificare il Paese e l'unica soluzione possibile è quella di votare sì il 4 dicembre. Siamo qui con Giuseppe Villani, consigliere regionale del PD. Quali sono i fattori di criticità della riforma derivanti dal suo iter parlamentare? Ma noi poniamo innanzitutto tre questioni: il superamento del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e la semplificazione dei rapporti tra lo Stato e le regioni. Queste sono le tre questioni fondamentali che produrranno maggiore celerità nella produzione delle leggi e produrranno anche un risparmio non indifferente dai costi delle istituzioni. La riforma, se approvata, infatti interverrà anche per disciplinare il rapporto tra lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni. Ma in che modo questo avverrà? Avverrà semplificando e mettendo ordine nelle varie competenze tra Stato, regioni ed autonomie locali. Allo Stato rimarranno competenze importanti sia sulle materie di carattere generale, la politica estera, la politica interna, i rapporti internazionali, ma anche materie sulla base degli indirizzi di controllo e di indirizzo per quanto riguarda la sanità, l'energia, le infrastrutture e le politiche del turismo. Alle regioni, per quanto riguarda la sanità, la parte organizzativa, rimarranno le scuole superiori, la gestione della cultura e ci sarà però, saranno tolte però le materie concorrenti. Non ci sarà più un doppio binario dove si legifera sia a livello nazionale che a livello regionale. Togliendo le materie concorrenti si semplifica anche il rapporto tra Stato e regioni e si chiarisce meglio dal punto di vista legislativo quali devono essere le funzioni di entrambi. C'è un'altra cosa che ritengo importante: le regioni, e ce ne sono in Italia, che avranno il bilancio in deficit potranno essere commissariate per risanare i bilanci. Viceversa, le regioni virtuose, che avranno i bilanci in ordine, potranno chiedere e ottenere altre funzioni dallo Stato, anche in materia sanitaria. Non è più possibile avere 20 sistemi, 20 leggi che regolano la stessa materia, perché in questo modo in teoria a tutti si garantiscono gli stessi diritti sociali, sanitari, ambientali, ma in pratica questo non avviene.